Benvenuti a questa nuova puntata di Giro di Boa. Oggi con noi un ospite molto importante, Lorenzo Matacena, amministratore delegato della Caronte Tourist. Buonasera. Che ringraziamo per essere qui con noi. Parleremo con lui di transizione ecologica, di energia green e di molto altro per tutto quello che riguarda la portualità. Cominciamo a parlare di un evento che si è svolto negli scorsi giorni, che è appunto l'occupazione da parte del sindaco De Luca del Molo San Francesco per una protesta contro una norma che lui ha ritenuto non adeguata, che era quello del Super Green Pass. Lei che idea si è fatto? Beh, io mi sono fatto l'idea, diciamo, ho una doppia veste, sono un cittadino innanzitutto e poi dopo sono anche un imprenditore. Come cittadino apprezzo gli sforzi che le nostre istituzioni fanno per immaginare sistemi che servano ad evitare appunto il contagio. In questo caso, come tutti sappiamo, diciamo, queste norme sono fatte più che per evitare i contagi, per incentivare i vaccini. Quindi per incentivare la gente a vaccinarsi, quindi in questo senso creare problemi alla cittadinanza è una molla che serve per portarli al vaccino. In questo senso, ovviamente, diciamo, pur non gradendo il disagio, comprendo e questa è la prima parte. Da imprenditore noto che non solo in occasione di questa nuova normativa, ma anche in occasione delle precedenti, probabilmente un migliore coordinamento o un maggiore tentativo di coordinamento tra i vari soggetti istituzionali che devono poi di volta in volta decidere, in alcuni casi sarebbe più che benvenuta, perché eviterebbe problemi alla cittadinanza come prima cosa, ma non più importante. Una cosa più importante, eviterebbe le polemiche che inevitabilmente poi dopo nascono. Tra l'altro c'è stata questa ordinanza di Musumeci e poi anche di Occhiuto, Presidente della Regione Sicilia, Presidente della Regione Calabria, che però alla fine erano incomplete, poi fortunatamente poi c'è stata quella appunto di Occhiuto, però anche questo ha creato altri malumori, altri disagi. È quello, diciamo, questo, diciamo, mi riferivo sostanzialmente anche a questo. Il Presidente della Regione Sicilia e il Presidente della Regione Calabria, evidentemente riguardo ai temi di mobilità riferiti allo Stretto di Messina, dovrebbero per quanto possibile, diciamo, concordare, cosa che noi ci auguriamo ovviamente succeda ogni volta. Ripeto, comprendo il tentativo, diciamo, di creare disagio ai cittadini onde spingerli alla vaccinazione. In alcuni casi si potrebbe fare in modo diverso, coordinandosi meglio, onde evitare appunto quelle polemiche che non fanno bene proprio alla campagna vaccinale, perché poi alla fine, diciamo, tutte queste discussioni io sono convinto che disincentivino qualcuno, certo, dal presentarsi al vaccino. Parliamo di transizione ecologica. Voi, come se sei la prima compagnia a portare appunto una nave appunto che utilizzate il carburante appunto green, ma già promesso che ci saranno anche altre imbarcazioni. Ecco, questa transizione è importante e quando avverrà compiutamente? Allora, su questo tema, diciamo, rischio di farle far tardi, perché io sono un appassionato, diciamo, di ambiente da molto prima che si ponesse il tema della decarbonizzazione. Caronte Tourist ha cominciato a fare riflessioni sull'utilizzo dell'NNG nel 2008 circa. Siamo stati firmatari di un protocollo d'intesa con il Ministero dei Trasporti per fare alcune sperimentazioni. Quindi, diciamo, il percorso che abbiamo cominciato è precedente al tema della decarbonizzazione, perché siamo tutti quanti intimamente convinti in azienda che l'ambiente in generale, il territorio che ti circonda, sia importante. Vada. Tanto il Stretto di Messina è patrimonio dell'umanità. Abbiamo una riserva marina a 300 metri praticamente dai posti dove noi operiamo. Quindi, fatta questa premessa, Caronte Tourist, come lei giustamente ricordava, ha acquisito il primo traghetto che va a LNG nel Mediterraneo, che si chiama Elio, che naviga da 3 anni nello Stretto di Messina, la quale nave appunto è equipaggiata da motori dual fuel, quindi che possono andare sia a gas che a diesel. Sono andati a gas ogni volta che siamo tornati dalla Turchia con la nave, perché lì è possibile fare rifornimento di LNG. Da qualche mese, ormai da un anno circa, è possibile anche in Italia, perché esiste una normativa, però purtroppo
non siamo riusciti a utilizzare la nave diciamo, in questa modalità più green, perché a Messina mancano depositi per lo stoccaggio di questo combustibile e al momento non c'è ancora una catena logistica che consente di conferire il prodotto a Messina a un prezzo diciamo, decente. Va ricordato e vale la pena ricordare che comunque le navi di nuova generazione sono di per sé più pulite, meno inquinanti rispetto alle precedenti, quindi una nave che oggi naviga a diesel fatta oggi consuma il 20-30% in meno rispetto a una nave fatta 40 anni fa, perché? Perché nel corso del tempo si sono implementate varie nuove normative, tra cui la più importante, spesso diciamo, si dimentica, una 7-8 anni fa, quella che definisce i coefficienti di penetrazione delle chiglie delle navi, quindi mentre prima, per fare un esempio comprensibile, fino a 10 anni fa si costruivano navi senza verificare l'efficienza della chiglia, come fare una macchina senza metterla nella galleria del vento per vedere come funziona aerodinamicamente. Ecco, da una decina d'anni si fa questo esercizio, quindi già questo esercizio più diciamo, l'implementazione di generatori di nuova generazione fa sì che tutte le navi, non solo l'Elio, tutte le navi che sono state varate negli ultimi 4-5 anni siano sostanzialmente meno inquinanti rispetto a quelle che navigavano prima. L'Elio in più ha la possibilità di navigare a gas, quindi di abbattere di ulteriore 40%. E poi avete promesso di investire altri 180 milioni di euro. Noi investiremo più di 180 milioni di euro, credo, alla fine, perché i prezzi stanno rapidamente aumentando. Abbiamo in costruzione in questo momento una nave in Turchia che verrà utilizzata da Siremar, quindi da Caronte Tourist, Isole Minori. Noi facciamo anche il traghettamento dalla Sicilia per le 14 isole minori che appunto circondano la Sicilia e a breve, spero nelle prossime 2 settimane, ordineremo la gemella dell'Elio che rispetto all'Elio avrà un'ulteriore novità perché sarà anche equipaggiata di batterie, quindi sarà in grado quando è ferma sia dal lato siciliano che sul lato calabro di spegnere i motori. Quindi diciamo quando è in porto la nave non emetterà neanche un filo di fumo, non emetterà un grammo di anidride carbonica, e le batterie saranno poi ricaricate quando la nave è in navigazione, quindi quando è più lontana dalla costa, quindi quando impatta di meno diciamo